Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo sulla nuova avventura di Clash of Clans. Scusate se in sti giorni non ho portato video ma non sono stato a casa. Bene, io direi di cominciare subito a cercare il nostro degno avversario. Ragazzi, cioè è stata rapida come ricerca, cioè il primo skip l'ho trovato. Bene, direi subito di attaccarlo senza perdere tempo e fottergli più risorse possibili. Allora direi però, prima di fare così, così, porca troia, così, così, così. Ah, comunque ragazzi, so che mi dite di attaccare anche con i barbari, però io sinceramente mi trovo bene con gli arcieri. Ho sempre attaccato così e mi sono sempre trovato bene. E boh, quindi attacco con gli arcieri proprio perché mi trovo bene. Poi attaccano da lontano e boh, quindi bene. Nel frattempo continuiamo a sgamare tutte le risorse qua, anche perché qua ne ha veramente tante di risorse da prendere. Il mio obiettivo è cercare di fottere più risorse possibili. Qua, qua c'è un problema, che c'è la torre bombardiera. Sto bastardo ha messo la torre bombardiera. Raga, la torre bombardiera può sembrare scarsa, ma fidatevi che è veramente devastante. Io la trovo veramente, 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 veramente forte. È troppo, troppo forte la torre bombardiera, perché le truppe piccole come gli arcieri e i barbari li fa fuori senza problemi. Infatti adesso mi fotto anche il nero, così vado a 11.000 di nero. Bene, perfetto. Io l'ho detto ragazzi che lo porto avanti solo con i video questo profilo, perché almeno interagite con me. Bene, ormai ci siamo. Dovrei aver fottuto tutto il nero. Perfettissimo. Bene, direi di terminare l'attacco e di passare subito al secondo avversario. Ragazzi, l'ho trovato l'avversario. Perfetto. Direi di procedere subito, raga. Questo è veramente capiente di risorse. Direi di buttare 50 archi qua, così almeno fotto più oro possibile. Perfettissimo. 50 archi di qua. Raga, sarà dura fottere più risorse possibili, perché questo qua è un TH9, quindi sarà più arduo. Anzi, TH8 sarà più ardua del previsto. Anche qua 50. Perfettissimo. Se almeno fotto più risorse possibili. Ok. E allora qua sì, ce n'è ancora. Adesso valuto un attimo la situazione. Qua ce n'è ancora parecchio. Qua invece ho fottuto tutto. Allora a sto punto posso fare così: buttare altri 50. No, qua butto il re barbaro e qua i 50 archi. Anzi, ne butto 20 e qua 30. Così almeno togliamo la furia. Almeno i danni se li prende maggiormente il re barbaro e posso fottere tutte le risorse. Perfetto. Ora capisco cosa intendavate dire quando attaccare anche con i barbari, però adesso ci devo pensare, perché in fin dei conti potrebbe servire. Dipende anche come mi trovo. Allora direi adesso di lanciare tutti e tre i fulmini qua, così fotto tutto il nero. Questo è veramente tanto di nero. Perfetto. Perfettissimo. Direi che come bottino non è per niente male. Direi di andare subito a upgradare le cose che ci sono da upgradare, che sarà la bomba da upgradare. Vediamo subito. No, però prima metto a fare l'esercito. Mi levo dalle palle anche l'esercito. Ok, perfetto. Allora, adesso c'è... Ah, trappole a scatto, le bombe le ho fatte tutte. Eh sì, le trappole a scatto bisogna fare. Ok, abbiamo la prima trappola a scatto. E direi di terminare il video perché non posso fare più niente. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel frattempo metto a togliere qua gli ostacoli. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Adesso inizierò delle nuove serie nel canale. Spero che vi piaceranno. E alla prossima, belli. Ciao ciao!